Buongiorno a tutti, ben arrivati. Eccoci qua. Buongiorno, ben arrivati. Ciao, ben arrivati a tutti. Allora, com'è? Come stiamo andando? Facciamo girare il disclaimer. Ah, l'abbiamo visto tutti? L'abbiamo visto tutti, no? Benissimo. Allora, togliamo subito il disclaimer, così partiamo. Ci prepariamo il nostro piano d'attacco per i non fan perosa. D'attacco offensivo, perché comunque sono fermo, quindi non è proprio un attacco. Oggi una me cosa vuol dire? Che scenderà? Silvio, cosa dici? Io non mi sono assolutamente neanche informato da nessuna. Grazie Adriano. Sì, si sente la voce meglio perché nel pomeriggio, chiaro, dopo tutta la mattinata. Buongiorno Eugenio, siete tantissimi oggi. Cos'è? Festa oggi? Allora, benissimo, non ci sono previsioni da fare sul No Fan Playoffs. Quello che mi aspetto anche per la settimana prossima è che l'euro-dollaro continui a scendere. Io ho i microconti, come li ho chiamati, poi alla fine. Grazie, ciao Giuseppe, ben arrivato. Allora, i microconti, come io li ho chiamati, che sono le ultime operazioni di due progetti copy, di cui addirittura uno mi pare che addirittura non è neanche più in ripetizione, però dovrei informarmi, ma non importa, questo non c'entra. Vi faccio vedere praticamente ancora questo, ancora. Perché qualcuno ancora chiede: ma non hai chiuso? No, non ho chiuso perché non mi interessa. A parte che sono piccolezze e assolutamente niente. Vi ripeto, non ho neanche lo stop a pari perché sono ormai andato in questa operazione. Questa è 380 pips, chiaro, un micro lotto 380 pips. Quindi stiamo andando anche questa qui sta per arrivare a target. Probabilmente questa si chiuderà a target. Quindi lascio che vadano a target, che si chiudano, che così comincio, diciamo, a chiudere anche questa operatività qui. È un 87 euro su 44 di equity, però attenzione, sono stati ritirati tutti il resto, sono stati ritirati, questa è l'ultima parte. Per quello vi dico che probabilmente non sarà neanche più in ripetizione. Un attimino solo che spegniamo il telefono, scrivo che non posso rispondere. No, rifiuta. Allora, dov'è qua? No, sì, adesso ti scrivo, dai che ci devo preparare. Così, mi ha fatto anche questo. Allora. No, che non si muove, è in compressione. Ah, non si muove l'euro-dollaro? Ai ai ai, non lo so. Cioè, io potrei soltanto fare una valutazione Eurocard. Guardate che bello, il target è questo. Normalmente potrei togliere il take profit, no? Siamo veramente vicini. Allora, per l'euro-dollaro, vedete che l'effetto contraccattivo, qui no long, cioè anche questa cosa qui, per chi magari non aveva ancora capito che io chiudevo i long e non mi giravo più long, perché qui avevo proprio la scelta di non più long da questa zona qui, si è arrivato quasi vicino, non long da qui niente più, si è fatto già 250. Questa zona qui è la zona di compressione, come ha detto anche Sirio, in questo caso nel daily non si vede molto bene, ma abbiamo la posizione praticamente centrale o long o short. Ok, poi se dobbiamo andare a vedere ciclicamente, siamo in un terzo trimestre, potrebbe oggi farsi la salita fino a qui 100 pips per poi crollare la settimana prossima, perché non mi interessa l'andamento di oggi proprio. Poi su 4 ore abbiamo nel ciclo 2, un ciclo 2, siamo nel ciclo 4 che o mi fa un'altra discesa, un altro minimo, o è finito e mi riparte con un ciclo 1, quindi è tutto quanto un po'.
Ok, va bene, quindi andiamo a vedere questo. Euro-dollaro H1, vedete anche qui chiamerebbe praticamente che il ciclo 4 è finito qui, quindi normalmente dovrebbe ripartire a rialzo. Probabilmente non farà neanche tanto movimento. Questa è l'idea. Allora, andiamo però a vedere adesso di sistemare il nostro. Qui mi ero preparato già con il non-farm, però ho fatto altre operazioni, altre cose su non-farm, vedete che come possiamo fare? Perché io ho messo dentro tutto quanto. Vabbè, niente, non me lo sono preparato di nuovo. Dobbiamo rifarlo, è uguale, non importa, facciamo così. Tanto dovrebbe essere molto pratico. Vede, qui ce n'è già uno. Togliamo quelli grandi, così vediamo sotto cosa c'è. Qui poi mi ricorderò di farlo. L'ho salvato l'altra volta, ma per salvarlo devo poi cambiare anche le dinamiche. L'aspetto, qui c'è un altro, vedete che l'ho trovato subito. Ok, io qui ho 5 minuti, abbiamo l'euro dollaro, sterlina dollaro, dollaro yen, euro yen che ci interessa, USD CAD non mi interessa perché non sto tradando, questo lo togliamo e mettiamo al posto di questo, mettiamo euro CAD, così mettiamo anche 5 minuti, così abbiamo le coppie praticamente che sto utilizzando e c'è questa pressione sull'euro che da ieri molto. O dall'altro ieri anche c'è un sell-off in atto di euro, quindi normalmente si dice the trend is your friend, cioè l'amico tuo è il trend, quindi direi di non cambiare l'idea, di lasciar correre. Siamo a 6 minuti Silvio, non faccio vedere, l'ho fatto vedere l'altra volta qualcosina sul trading automatico, diciamo nei non farm payrolls. Se ti serve qualche informazione per il trading automatico, mi scrivi in privato su Skype, anche perché non sono il classico marchettaro, quindi non faccio video, non faccio pubblicità. L'ultimo video risale a 2 o 3 anni fa, adesso mi ricordo, novembre 2021 o 2020, non lo so, perché l'ultimo video che ho fatto sul robot con una versione addirittura vecchia, perché adesso siamo nella versione 2.7. Bene, allora, ci siamo. Mirko, visto che ci sei anche tu. Hai visto che non ho posto, non mi sono opposto alla tua decisione, va bene così, ti ripeto, non è una gestione giusta quella che stai facendo, se dal mio punto di vista ti può andare bene 1, 2, 3, 4 mesi, ma prima o poi ti arriverà la troncata sulla scheda, quindi stai attento alle impostazioni che hai scelto che sono troppo azzardate per i conti, ok? Ti dico solo questo, ma l'importante è che tu sia consapevole e va bene anche così. Ho anche altri che, tra virgolette, dico peggio di te, che cercano veramente con un conto piccolino di avere un conto kamikaze di quelli che praticamente sono destinati ad andare a zero. Ok, va bene, andiamo avanti. Allora, mi fate ridere oggi. Andiamo avanti. Abbiamo davanti qui, non ho neanche aperto il calendario del non farm perché intanto non mi interessa, però non me lo posso mettere qui per vedere un attimino che cosa succede. Tutto rosso, tutto verde. 4 minuti all'esito, 3 minuti addirittura all'esito dei non farm payrolls che sono nel secondo venerdì del mese. Ovviamente sono il primo venerdì del mese. Questo qui l'hanno spostato perché il primo era veramente il giorno 1, quindi è stato spostato. C'è già un pochettino, vedete che si sta un attimino tirando il mercato un po' su, un po' giù, incominciano a saltellare le candele e questo è un motivo di chi adesso agli ultimi minuti decide di chiudere, ma c'è anche qualcuno che punterà poco prima del dato sull'operatività long o short. Sicuramente tanti punteranno long e io vi dico un segreto che non è un segreto, se noi andiamo a vedere l'euro-dollaro, calcoliamo magari da qui dove siamo adesso fino a qui sono 15 pips. Qui abbiamo un 18 pips. Immaginatevi adesso uno stop loss tecnico, quindi una trend line da questa zona qui. La mettiamo così, magari vediamo se il Paolo, o meglio il Paolino, come dice Sandro, ha ragione. Lo dice Alessandro, dice sempre il Paolino. Allora, in questa zona qui potrebbe essere, visto che c'è anche il pivot, situato un livello di stop, ovvero chi adesso punta a una situazione ribassista. Quindi si entra con un ordine pendente short o un ordine del mercato con uno stop loss di 20 pips. Okay? Se li calcoliamo più o meno in questa zona qui, 20 pips. Quindi se il mercato arriva qui, prendendosi gli stop loss di chi è andato short, okay, tu vai short,
e ti prendi lo stop loss. Ok? Quindi vuol dire che lo stop loss di chi è andato short si commuta in una posizione long. Quindi da qui potrebbe reagire, arrivare, partire al rialzo. Ok? Stessa cosa però succede da chi entrerebbe adesso short, long in questa zona qui, si dovrebbe calcolare uno stop loss. Mettiamoci uno stop, così a fare ad occhio, sotto questo pivot, più o meno qui. Vediamo cosa, come reagisce in questi due punti. Un piccolo, diciamo, esercizio. Poi possiamo anche calcolarci la lateralità puntando su questi due punti, uno qui e uno lo trasporto qui. Eccolo qui, quindi abbiamo anche la lateralità, quindi in questo caso, oppala, cosa fai? In questo caso, vediamo che è qui, allora, giochetto, giochino, visto che io non sono operativo, non mi sentirete cliccare, non clicco, a meno che non decida veramente di cliccare oggi per chiudere tutto e mettermi flat e buon Natale a tutti, perché io ripeto, fino a gennaio io non sarò attivo, non sarò operativo. Okay? Siccome ho un obbligo, un contratto di fare i webinar, faccio i webinar momentaneo. Ben, ben, è arrivato Leonardo, ho visto qualcosa di risposta che dovrei dare una risposta, ma oggi non ce la faccio, ma comunque ti ripeto, non, senza fretta, che ho già scritto in questi giorni, poi sistemiamo. Ok? Perfetto, allora andiamo avanti, vediamo cosa succede su questa situazione qui di due livelli. Di stop delle operazioni long e short, sono la parte centrale, una ventina di pips di stop loss per chi utilizza, diciamo, una tecnica di long e short con dei livelli di stop loss già inseriti, più o meno una ventina. Allora, adesso mancano 30-40 secondi, anzi di meno, è già partito, il GBP sta scendendo. Vediamo cosa succede dell'euro dollaro sui minimi di ieri. Minimi di ieri, non vorrei cambiare perché adesso comunque parte. Poi riguardiamo i minimi di ieri, se siamo già arrivati qui. In questi periodi il dinamico sta lavorando molto bene. Allora, dai, questo. Ok, attenzione che arriviamo. Eccoli qua, usciti, non fa però se abbiamo un dollaro fortissimo, un euro dollaro che scende. Vediamo il primo livello toccato, guardateci, guardiamo, concentriamoci sull'euro dollaro, vedete che l'aveva appena toccato, adesso si prende gli stop e vai. Quindi abbiamo l'euro CAD in take profit tra, dovrebbe essere già chiuso take profit, perfetto. Il CAD si è chiuso, l'euro CAD chiuso. Euro dollaro che sta vedete qui ho un altro micro conto, questo ancora no, questo non è proprio un micro, però è piccolino comunque, e anche questa operatività che sto condividendo per un ultimo atto, questo mi sa che c'è ancora qualcosina di attivo, vedete sono operazioni vecchie, quello che dicevo l'altro giorno, la teoria del micro conto serve per avere una bussola d'orientamento con le operazioni che sfuggono, questa è un micro, due micro lotti, vabbè insomma meno 18 euro aperta dal 2 dell'11, più di un mese, vede sta andando adesso in positivo. Bene, allora io direi, ma vedete sta andando veramente alla grande. L'Eurocad, come ho detto, ha raggiunto il suo take profit portando un incasso di 20 euro, ma ripeto, micro conti, 21 euro di un'operazione, sono 210 pips di un micro lotto di Eurocad che avevo condiviso in chat, quindi andiamo nella chat e ci rispondiamo subito. Ma quest'anno qui riesco a mettermi flat quasi su tutto. Allora, Academy, Euro CAD andato a TP, mi resta Euro USD e Euro JPY. L'euro JPN, vedete qui è arrivato un livello di pivot, sta prendendo profitto, stanno. L'euro JPN, che è questo, l'euro Japan, come dice Sirio, sta salendo, chiaro, perché l'USD Yen sta salendo, quindi si porta un attimino su, ma la debolezza dell'euro ne avrà poi la
dimostrerà la sua forza. Allora, io volevo andare a vedere con voi prima di chiudere, perché guardate, abbiamo qui un canale ribassista, pivot toccato, il minimo di ieri era questo, infatti sulla zona del minimo di ieri, possiamo andarla a vedere sul 15 minuti, la vediamo. Il minimo di ieri era questo, guardate da dove ha accelerato praticamente, andiamo a vederlo anche su 5 minuti, vediamo se lo troviamo meglio ancora. Il minimo di ieri era questo e infatti da qui non l'ha neanche sentito e è crollato. Quindi siamo praticamente in direzione ribassista sull'euro-dollaro. Il daily sta confermando che ha rotto anche 61,8. Io non chiudo ancora, non chiudo. Resto a mercato. Sono tranquillo. Per chi ha deciso di andare long nell'ultimo respiro dell'euro-dollaro dove stava nei massimi assoluti, lo possiamo andare a vedere qui sull'H4, il massimo era questo, da qui poi è crollato automaticamente anche su un livello di canale preciso al massimo. Incomincia a crollare, ricordo che il canale l'ho messo dopo perché se io prendo questo minimo, questo massimo, che è questo, copio il canale, lo metto dopo di aver avuto già le informazioni, quindi è la precisione esatta di un canale, potete dire quello che volete, ma funzionano a meraviglia. Quindi ritornando su questo, la forca di pitch era qui, prima forca di pitch, seconda forca di pitch, quindi l'idea è di arrivare a 1,06. E 40, quindi più o meno in questa zona qui, io direi che prenderò profitto. Sono ancora a 100 pips dal minimo. Ok, ritorniamo sul minuto, così ci vediamo il tentativo sul non farm payrolls, la discesa, il retest del pivot torna su e mi va praticamente su e giù. Adesso è ritornato quasi vicino ai minimi. Parliamo di pochissimi pips. Io lascerei correre il tutto. Allora. L'Eurocad adesso potrebbe anche eliminarlo, l'Eurocad si è chiuso, non ne ho altro. Allora, un attimino che qui però devo ascoltare il messaggio, metto il minimo, metto il microfono. Ok, riattivato il microfono perché purtroppo avevo un messaggio da ascoltare. Niente, qui siamo fermi ragazzi, siamo alle 14:36, io direi a questo punto, non perché io non sono operativo, vedete, i non fan però hanno avuto questo sfogo qui, addirittura io direi di andare a vedere nuovamente la ciclica. Già, il mio pensiero mi diceva: Paolo, clicca un altro short perché voglio andare a vedere la ciclica per capire il ciclo 4 su H4 ha rotto il minimo. Vedete, questo qui io ne ho parlato nell'ultimo webinar. Adesso vi faccio anche vedere dov'è. Io ho scritto nell'ultimo webinar, nell'ultimo post, vediamo se era proprio questo. No, non mi ricordo dove l'ho messo. No, non mi ricordo dove l'ho messo, forse nel penultimo, se sto guardando. Sì, avevo detto qui, ecco esattamente, ho trovato.
Allora, il tempo ciclico, anzi, ve lo faccio anche vedere, no? Così chi segue i blog, meno male, è semplice, un blog così, non costa niente. Il tempo ciclico serve per calcolare quando prendere posizione. L'indicatore ciclico è fondamentale sia per entry che per exit. Posso calcolare, questo è importante, a priori l'estensione ciclica del timing di uscita. Ok? Dovessi adesso operare, il timing di uscita non è ancora arrivato. Perché se io vado a confrontare i tempi ciclici avuti, la razionalità avuta fino adesso, abbiamo questa cosa qui, che poi dal ciclo 1 al ciclo 2 è un vincolo, dal ciclo 3 al ciclo 4 un altro, quindi sul ciclo 4 io avrei questo. Quindi vuol dire che la fine del ciclo è questa. Quindi nei migliori dei casi, adesso logicamente nei migliori dei casi vuol dire che veramente doveva arrivare a quel punto lì ed essere la precisione assoluta, però vi faccio un giochino, un'indicazione, questa non era sbagliata la freccia, non c'entrava niente. Se io dovessi adesso operare, visto che questa è la parte centrale, ingrandiamo un attimino, la parte centrale del ciclo, o meglio il mezzo ciclo, l'M ciclica finisce qui. Quindi avrei avuto, ritorniamo sempre sulla dinamica operativa di didattica, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba, fino a qui. Quindi avrei avuto i segmenti delle gambe, una fino a qui. Guardate il giochettino che vi faccio. Sac, una, segmento di terza gamba, che è questo. Vediamo se riesco a beccarlo giusto. Questo, il minimo l'avevo messo un poco prima. Il minimo, vabbè, guarda, tanto non è che cambia più di tanto, lo metto qui. Almeno poco prima, dai, prendimi questa qui, uguale. Okay. E poi avrei il segmento delle gambe 2 e 4. Quindi prendiamo questo, lo traccio fino a qui, prendiamo questo e lo traccio fino a qui. Ok, guardate il tempo, il livello di tempo, il livello di precisione. Normalmente dovrebbe essere questo. Vi ripeto anche un'altra cosa che dico sempre: la precisione non esiste. Quindi è un livello approssimativo temporale, è un livello approssimativo di prezzo. Quindi la quotazione 1,06 e 85, più o meno 80-85, potrebbe variare, fermarsi a 70, a 75, 78, 80, come il livello del prezzo potrebbe finire prima o finire dopo. Quindi in questo tempo qua abbiamo tutto ancora queste ore qui, esattamente 13 ore, quindi la giornata di oggi ormai siamo a 14 più 10, arriviamo a sì, abbiamo quella mezzanotte, avremo ancora il tempo più o meno di arrivare al day clock. Vi ripeto, oggi io non faccio più niente, ma per indicarvi la situazione del prezzo è questa. Giochino, giochetto, prendiamo un'altra volta il segmento, lo copio e lo metto qui. Ok? Per farmi un attimino un'indicazione di cosa voleva dire, ok? Ma che caso, sul livello di blocco ordine, dice Sirio, seguite anche un attimino il blog di Sirio, i video di Sirio, così avete un po', diciamo, la struttura di tante strategie messe assieme, no? Perché chiaro, io uso i cicli abbinati ai canali, abbinati a tante altre cose. Diciamo che la mia forza è capire anche quando un ciclo H16 incomincia a dimostrare la sua debolezza. Cosa vuol dire? L'H16, per esempio, adesso, che cosa è successo? L'euro sta scendendo. No, no. Per esempio, adesso sull'H16 siamo nel ciclo 2 e la trend line ciclica è questa qui tratteggiata e il prezzo è andato sotto. Quindi siamo in chiusura della campana gaussiana gialla, siamo in chiusura di una distribuzione H16, quindi il ciclo 2 è già diventato, diciamo, debole da quanto riguarda. Ci potrebbe essere un ciclo 3 che fa quello che vuole, ma dovremmo cominciare ad avere una fase di debolezza. Vorrei tornare, poi vi lascio però perché sennò troppo. L'euro yen in sordina, vedete che lo yen invece il dollaro ha
Vedete, stanno andando a coppietta giù. Vedete, l'euro-dollaro sale perché la debolezza del dollaro porta su l'euro-dollaro. Ma l'euro-yen ha deciso nel suo di diventare ribassista, ribassista. Infatti, continua la sua fase ribassista, siamo a 30, 380 pips di guadagno. Ok? Ok. Va bene, detto questo, non direi di non fare neanche una. Di non affrettare le cose, perché esiste ancora l'effetto pazienza, dove uno deve aspettare. Alle 16 prenderà tutta un'altra svolta. L'euro yen è rivolto ribassista, ma non perché adesso nei non farm ha preso questa piega di andare giù. L'euro yen, e questa analisi non ditemi che non la conoscete, perché ormai sarà un mese che più o meno ne parliamo. Ok? Dopo la situazione rialzista sul Dell che è tornato su, ha toccato di nuovo questo canale. Questa potrebbe essere addirittura un'altra situazione da dover picchiare ribassista, perché stiamo nel terzo trimestre. Quindi una cosa che potrei ancora inserire è da questo minimo qui a questa zona qui, che è la parte più alta, un livello di Fibonacci, va, si è fermato adesso al 38,2. Il livello del 50% potrebbe essere il livello di termine per il momento. Quindi togliamoci questo Fibonacci, era soltanto per darvi un'idea, perché non lo voglio usare, perché l'idea è di arrivare sul punto A più o meno a tempi, chiaro, ci vorrà un pochettino, siamo su candele daily, però la situazione è che oggi, che siamo l'8 dicembre, tra un mese saremo l'8 gennaio e saranno passati 30 candele daily. Quindi la possibilità è che andiamo a cavallo dell'anno, e quindi nel cavallo dell'anno, l'anno prossimo potrebbe cominciare la fase ribassista per l'euro yen. Ok? E non è detto che l'euro dollaro debba scendere, perché l'euro dollaro è pilotato anche dal dollaro yen, che scende, quindi dollaro debole e euro forte. Ok? Quindi l'idea è di prendersi il ritracciamento sul punto A e poi il punto B e punto C. Quindi quando arriveremo al punto A, più o meno, adesso ho disegnato qui, però non so, potrebbe arrivare anche qui o qui o qui, ci fermiamo sulla trend line, si fa una pausa. Quando sappiamo che siamo nel punto B, calcolando un'espansione dal massimo del punto 5 al minimo del punto A, che è il punto A, che poi adesso lo segno così, il punto B potrebbe essere un'idea. Ve lo disegno così come me lo immagino, ma non è questo, me lo immagino adesso visivamente. Mi immagino una idea di target del punto A, ritracciamento sul punto B e punto sul punto C. Ok? Punto C che potrebbe arrivare sul 50% dei Fibonacci. Ok? Quindi questa è l'idea per l'euro yen. Quando hai un'idea del genere, l'euro yen lo vendi come minimo ancora da qui a qui, calcolandolo in candele, saranno, che ne so, boh, dobbiamo andare a vedere, no, visto che sono piccoline, togliamo la penna, vediamo la distanza da qui a qui, sono 150, 150, diciamo un centinaio di giorni, da oggi un centinaio di giorni, 3 mesi, fino a marzo ne abbiamo di vendita di euro yen. Quindi quando si ha questa nozione del tempo, sappiamo che l'euro yen, non ci tagliamo un dito se clicchiamo sul buy. Dobbiamo cliccare solo short. Questa dinamica di avere la possibilità di cliccare solo in una direzione, quindi cliccare solo long o solo short quando hai una direzione tra virgolette certa, perché certo non c'è niente, quando hai una direzione che ti immagini che faccia tutto il periodo short fino al punto A, devi abituare la tua mente che quando vedi un tentativo long non lo fai, piuttosto stai fermo, aspetti, e anche questo riportato nel blog. Se anche fai questo, vediamo, era qui più in alto, rinnovo ai traders non ancora profittevoli, armatevi di pazienza e non sparate posizione tanto per fare. Questo vi salva da danni finanziari e vi apre la possibilità di capire, ok? Questa è una cosa. Un'altra cosa,
forse ho solo long o solo short, però il titolo già lo dice, no? Quindi vediamo se c'è scritto, è un problema quando si palesa un'occasione long, un problema se il trend è short. Quindi vuol dire se c'hai l'occasione di andare long, ma diventa un problema se il trend di prima è short. È dunque meglio evitare e vendere dopo il ritracciamento. Quindi si aspetta, si ha pazienza, il prezzo sale e usiamo, diciamo, un po' scherzoso, ci si mangia le dita di non aver fatto il long, perché dice, cavolo, ma se era così meglio che andavo prima long, poi short. Però ci si gode dello short. Quindi meglio godere dello short e evitare di cercare di fare un long dove magari ti giri un attimo e ti fa una candela lunga ribassista e abbandona il range rialzista, e quindi sai con un'operazione che è lì, che te la sei mangiata. Dici, cavolo, era meglio che la chiudevo a 20 pips, ne volevo guadagnare di più. E queste cose qui sono il problema di tantissimi trader. Ok? Quindi vi lascio con l'euro-dollaro che ha cercato di scendere, è tornato su, un euro-yen che è sceso dopo essere salito, un dollaro-yen che sta cercando di scendere. Cosa vuol dire adesso? Se adesso il dollaro-yen scende, ok? È una forza di, scusate, il dollaro-yen scende, che sta scendendo adesso, è una forza per l'euro-dollaro. Adesso sale un po' il dollaro-yen, mettendo debolezza sull'euro. Siccome l'euro-yen è già debole, quindi ha già accumulato ordini ribassisti, ok? Vorrà dire che entrambi, sia euro yen che euro dollaro, continueranno la sua discesa. Va bene? Grazie a tutti. Queste teorie, sentiment e tutto il resto. Guarda, l'euro yen che continua a spingere. Ok? Bene. Detto questo, io vi ringrazio della partecipazione. Un piccolo webinar durato una mezz'oretta, ma va bene anche così. Di tramezzo va anche bene così. Io vi ringrazio di essere sempre numerosi. Oggi è giorno di festa, quindi vedo tantissimi. Per chi mi ha scritto stamattina o anche ieri, guardate che bello, guardate l'euro yen. E vedete, fermo il dollaro, l'euro dollaro invece non sale, sebbene vede la debolezza del dollaro, l'euro non sale. L'euro yen siamo a 410 pips, ok? Quindi io me la sto godendo e ridendo perché sono pesante con euro yen, ma dall'inizio, ma lo dicevo sempre, quindi queste operazioni che potete vedere sono micro operazioni di rimasugli di copy trading che penso non ci sia più nessuno in ripetizione. Comunque, in ogni caso, grazie a tutti. Fino a gennaio sarò comunque operativo dal punto di vista di analisi durante i webinar, ma non mi metto certo al computer. Mi godo, diciamo, un attimino l'attesa del gennaio e nel frattempo chiudo tante altre attività che non hanno niente a che vedere con il trading. Grazie a tutti. Ci si sente martedì mattina alle 9:15. Ciao, buon weekend e buone feste a tutti.